In questo numero di iTech Innovazione Magazine, le novità di Apple, la tecnologia cambia il trasporto aereo, Samsung casa connessa. Settimana questa particolarmente intensa sul fronte delle notizie dal mondo della tecnologia, perché in primo luogo c'è stato il keynote di Apple, durante il quale sono state presentate le novità, un nuovo processore M2 che andrà subito ad alimentare due nuovi modelli di computer e poi i sistemi operativi per iPhone, per iPad e per Apple Watch, oltre che il sistema operativo per Mac OS e anche quello per Apple TV. Ma questa non è stata l'unica notizia importante della settimana che coinvolge in qualche modo Apple, perché l'Unione Europea ha definitivamente deciso di adottare come unico standard di ricarica il connettore USB-C. Questo succederà entro il 2024 e questo vuol dire che entro quella data anche Apple si dovrà adeguare e quindi dovrà scegliere sul proprio iPhone se avere solo la ricarica wireless o avere un connettore USB-C. Ma non è tutto, perché c'è un'altra notizia davvero importante arrivata questa settimana che apre un altro fronte molto interessante, quello del cloud gaming, cioè dei giochi che vengono utilizzati senza bisogno di una console e senza bisogno di un'installazione. Samsung e Microsoft hanno annunciato che in molti modelli dei televisori di Samsung arriveranno 100 titoli di Xbox Game Pass. Questo vuol dire che sarà possibile utilizzare il proprio televisore per utilizzare i videogiochi senza nemmeno la necessità di installarli. E la data è molto vicina, perché si parte addirittura il prossimo 30 giugno. Le tecnologie stanno cambiando il volto del trasporto aereo. Dopo due anni di pandemia c'è voglia di viaggiare, gli aeroporti sono di nuovo pieni, ma la ripartenza porta con sé nuove sfide. In questo quadro il digitale diventa un grande alleato. A parlarne Sergio Colella, presidente Europa di SITA, in un'intervista a Barbara Millucci per l'agenzia Italpress. Finalmente i clienti ritornano in aeroporto, riprendono a viaggiare, le rotte aeree riprendono e con questa ripartenza ci sono nuovi challenge. Uno di questi challenge è proprio la problematica del traffico e delle congestioni degli scali, e da questo punto di vista la tecnologia, il digitale, è il migliore alleato del settore del trasporto aereo. Quando potremmo dire di avere il cosiddetto self-boarding, cioè completamente digitalizzato, senza dover mostrare passaporti, telefonini, cioè telefonino immagino di sì? Allora, questa è un'ottima domanda. Sicuramente esiste già. Noi per esempio in alcuni aeroporti, l'aeroporto di Pechino l'abbiamo implementato in maniera completa, stiamo implementando in diversi scali in America, stiamo facendo alcuni piloti anche in Europa ed in Italia. L'idea... In Italia dove? All'aeroporto di Roma, per esempio, a Fiumicino. L'idea è quella di far sì che per alcune delle tappe e a termine per tutte le tappe del trasporto, arrivando in aeroporto, facendo la carta d'imbarco, vedendo i controlli di sicurezza, salendo sull'aereo, la propria faccia diventi la propria carta d'imbarco, e quindi la biometria permette di guadagnare tempo, di rendere l'esperienza del viaggio più fluida, più facile, perché non si può dimenticare la propria faccia, invece si può dimenticare la propria carta d'imbarco. E questa tecnologia è pronta e molti aeroporti a livello mondiale stanno pianificando di implementarla in maniera estensiva. Certo, questa automazione non viene vista però molto bene anche dal viaggiatore, che teme di perdere un po' la propria identità. Ricordiamo che in Europa c'è la tutela della propria privacy, insomma del GDPR. Come rassicurare insomma il viaggiatore sulla sicurezza di determinate tecnologie? Allora, è un punto importante. Prima di tutto, e questo è ancora più vero in Europa, noi come cittadini europei siamo protetti da regolamenti estremamente stringenti, si chiama in inglese GDPR, che è proprio questa serie di regolamentazioni che proteggono la vostra identità biometrica e sulla quale solo con il consenso dell'utente si utilizzano questi dati, che poi sono messi distrutti alla fine del viaggio. Un
ambiente domestico in continuo mutamento grazie al supporto della tecnologia. Questo è il quadro delineato durante l'evento What's Next, il percorso di incontri lanciato da Samsung Electronics Italia. Dalla Smart Arena del Samsung District, per questa volta al centro del dibattito il tema è l'House of Connection. La casa connessa non è più un elemento premium, quasi luxury, ma incorpora una serie di prodotti che allargano la base di utilizzatori. Numero due, il punto dei benefit. Finalmente la casa connessa non è un fun to have, ma un must have. Il ruolo dell'azienda è sicuramente di driver. Noi dobbiamo settare la strada. Noi in quanto Samsung l'abbiamo già settata da diverso tempo. Abbiamo creato la strada che adesso tutti devono seguire. Devono seguire perché? Perché, come abbiamo detto, più persone, più aziende seguono questa strada, più questa innovazione può diventare massiva e quindi più benefici per il consumatore. Risparmio energetico e sostenibilità sono ormai valori fondamentali per i cittadini e quello della casa connessa è un mercato in forte ascesa che continua a generare interesse e curiosità da parte dei consumatori. Sicuramente la casa connessa permette di gestire più elettrodomestici anche in un contesto di energy saving, per esempio, e anche in un contesto di gestione dell'elettrodomestico durante la giornata, la tipica giornata. Dare nelle mani del consumatore un potere gestionale maggiore. E cosa si traduce in questo? Che se io posso gestire e posso misurare il consumo dei miei elettrodomestici in tempo reale, io posso gestirli al meglio. Posso avere una gestione e un conseguente risparmio del valore energetico proprio oggi, che per esempio l'elemento energia è di assoluta attualità.